Codex Alimentarius, vi spiego perché è stato creato by Luca Canal 104 Plus. Il Codex Alimentarius è un insieme di importantissime regole su tutto quello che riguarda l'alimentazione, adottate da 181 paesi, il 97% della popolazione mondiale. Codici che vanno dalla produzione degli alimenti all'etichettatura, regolamentazioni sui livelli di sostanze chimiche permesse, inquinanti, pesticidi, tossine, additivi, eccetera, sul trasporto e la tracciatura, nonché le norme igieniche, eccetera. Circa 200 codici per gli alimenti, 40 di igiene e 3200 limiti massimi di residui di pesticidi e farmaci veterinari. Tutti, nessuno escluso, fa sempre riferimento a questi dati, in tutti i settori, non solo in campo alimentare. È la nostra Bibbia su quello che fa bene e quello che fa male. Ma nessuno si pone mai la domanda su chi ha voluto e a che scopo fare questo. Sicuramente ci sono persone illuse che pensano ancora che lo fanno per tutelare la nostra salute. Vi dico ora il perché dobbiamo stare alla larga, come la peste. È un altro strumento per fare ammalare le persone e avere il controllo su di esse. Normative fondamentali e nessuno ne sa nulla. Ufficialmente il Codex dovrebbe facilitare gli scambi internazionali degli alimenti. Ufficialmente. La verità, come sempre, sta da un'altra parte. Regolamentare spesso e volentieri è sinonimo di controllare. Ogni organismo che regolamenta un qualcosa ovviamente ha il controllo totale. Il Codex Alimentarius, codice o legge alimentare, ovviamente non è estraneo a tutto ciò, con l'aggravante che qui stanno controllando una delle cose più importanti per la salute umana, l'alimentazione. Il settore alimentare è indubbiamente anche tra i più interessanti dal punto di vista economico. Secondo la FAO, infatti, i fatturati annui si aggirerebbero attorno ai 400 miliardi di dollari. Il Codex è un sistema intergovernativo, o per meglio dire, il sistema sovranazionale che codifica e controlla l'alimentazione planetaria. Analizziamo un po' la storia così capiamo meglio il tutto. È stato creato ufficialmente nel 1963 sotto le ali protettive della FAO, Food and Agriculture Organization, e dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. Cosa comprende il Codex? Norme per i prodotti alimentari, codici di igiene, valutazione dei pesticidi, limite dei residui di pesticidi, linee guida dei contaminanti, valutazione degli additivi alimentari, valutazione dei farmaci in veterinaria. In pratica controlla il cibo dalla produzione alla trasformazione, al trasporto fino a quando arriva nel piatto e per ultimo finire nel nostro intestino. In realtà è nato diversi anni prima. Nel 1903, per esempio, la IDF, International Dairy Federation, cioè la Federazione Internazionale delle Latterie, ha sviluppato degli standard internazionali per il latte e i suoi derivati. Proprio questa federazione è stata un catalizzatore importante per la concezione del Codex Alimentarius. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, nasce la FAO con lo scopo ufficiale di gestire e controllare la nutrizione e le norme alimentari internazionali. Il vero intendimento è controllare le popolazioni mediante il controllo degli alimenti. Nel 1948 viene creata l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, con lo scopo di salvaguardare la salute globale e in particolare di stabilire norme alimentari. Il vero intendimento è quello di controllare le popolazioni mediante il controllo e la gestione della malattia. Piano piano questo codice è stato messo in atto anche in altri paesi, arrivando a ciò che è oggi. All'interno di questo codice ci sono 9 comitati, i centri di potere del Codex, detti orizzontali, il cui lavoro viene applicato ai campioni di tutto il mondo. Comitato dei principi generali con sede in Francia, Comitato delle etichettature alimentari con sede in Canada, Comitato dei metodi di analisi e campionatura con sede in Ungheria, Comitato di igiene alimentare con sede negli USA, Comitato dei residui di pesticidi con sede in Olanda, Comitato degli additivi alimentari e contaminanti con sede in Olanda, Comitato di ispezione import-export e sistemi di certificazione con sede in Australia, Comitato di nutrizione ed alimenti dietetici con sede in Germania, Comitato dei residui negli alimenti e dei farmaci veterinari con sede negli USA. Oltre a questi importanti 9 comitati ce ne sono altri 13, questa volta definiti verticali, che hanno la responsabilità di sviluppare standard per specifici alimenti o classi di alimenti. Comitati dei grassi e oli, con sede in Inghilterra. Comitato del pesce e prodotti ittici, con sede in Norvegia.
Comitato del Latte e Prodotti Lattei presso la FAO, WHO con sede in Nuova Zelanda. Comitato della Frutta Fresca e Verdura con sede in Messico. Comitato del Cacao e Prodotti a base di cioccolata con sede in Svizzera. Comitato dello Zucchero con sede in Inghilterra. Comitato della Frutta e Verdura Trasformate con sede negli USA. Comitato delle Proteine Vegetali con sede in Canada. Comitato dei Cereali e Legumi con sede negli USA. Comitato dei prodotti di carne e pollo con sede in Danimarca. Comitato delle zuppe e brodi con sede in Svizzera. Comitato per l'igiene della carne con sede in Nuova Zelanda. Comitato delle acque minerali naturali con sede in Svizzera. Lo sapevate che la Nestlé controlla circa 30 marchi di acque alimentari? Acqua Panna, Vera, Evian, Lievissima, Peio, Terrier, Recuaro, San Pellegrino, San Bernardo, eccetera. Interessante, vero? Un'altra cosa fondamentale da sapere è che, all'interno del Codex, la gestione mondiale dell'igiene alimentare è in mano statunitense. Ma ancora più interessante è che il ridicolo Barack Obama, quando era presidente, ha istituito un nuovo gruppo di lavoro per la gestione dell'igiene alimentare. A capo di tutta la direzione c'è un certo Michael Taylor, un avvocato della Monsanto. Ma va! Anche qui spuntano fuori i soliti nomi. Questo personaggio lavora per la multinazionale che da decenni inquina il mondo con sementi transgenici e con prodotti chimici, devasta il pianeta con pesticidi letali, dissangua i poveri contadini con le royalty, il pizzo delle sementi, e ammala centinaia di milioni di persone con gli ormoni della crescita bovina, che poi arriva in tavola tramite la carne, il latte e tutti i suoi derivati. Se per esempio il Codex definisce i supplementi nutrizionali, gli integratori vitaminici, come delle tossine, invece di semplici alimenti, sarà possibile imporre, per legge, una soglia minima di dannosità. La medesima cosa avviene nella creazione di nuovi malati. Abbassano le soglie, colesterolo, PSA, pressione arteriosa, glucosio, eccetera. E per magia, ecco milioni di nuovi consumatori di droghe, cioè di farmaci. Quindi tutti i prodotti marchiati Codex che facciano bene alla salute o siano pericolosi in quanto accettati dall'ente certificatore delle lobbies, appunto il Codex, entreranno nei circuiti di vendita e consumo e nessun paese potrà rifiutarsi, pena sanzioni. Pertanto, avere il controllo di questi significa controllare la salute di miliardi di persone, esattamente il 97% del pianeta e per ultimo la loro vita. Una società costantemente malata è una società facilmente manipolabile. Il Codex Alimentarius serve proprio a questo. Spero che questo articolo susciti una riflessione seria, l'ennesima prova che in questa società non vi dovete fidare di nessuno, dai medici di regime, politicanti, guru dell'alimentazione, prodotti venduti nei supermercati e via dicendo. Dovete fare esattamente il contrario di quello che ci dicono. Incominciate a ragionare con la vostra testa e informatevi costantemente. Imparate a sentire e a dare ascolto a quello che avete dentro di voi. Il nostro corpo ci parla. Basta ascoltarlo, cosa che oramai non fa quasi più nessuno.